Salve a tutti amici di YouTube, qui è MickeyPerfect96 che vi parla. È da tanto tempo che non dico una frase del genere e mi emoziono ancora dopo tanto tempo nel dover richiamare ancora il mio nome d'arte che mi sono dato tanti anni fa, anche se per vari motivi, ragazzi, come ben sapete, io su YouTube non ci sono più da parecchio tempo. Ci tengo a precisare che questo video mi è stato consigliato da alcuni di voi che mi hanno fatto notare che altri YouTuber si sono fatti vivi dicendo quale destino avrebbe avuto il loro canale. Ebbene, io farò una cosa molto analoga. L'unica cosa che avrà di differente dal loro discorso sarà che io non tornerò su YouTube, perlomeno questi non sono i miei piani. In questi tempi le cose sono cambiate molto nella mia testa, nella mia vita, non è successo nulla di grave, per carità, però vedo che gli altri YouTuber si sono fatti vivi e quindi è giusto farvi sapere che cosa ho in mente io nella mia vita e darvi un ultimo saluto. Perché ragazzi, gli altri sì. Mi hanno detto che torneranno, tratteranno qualcos'altro, io effettivamente non so cosa trattare. Le mie passioni non sono quelle comuni di un ragazzo. Io ho 23 anni, ragazzi, sono cresciuto molto da quando sono entrato su YouTube, non sono magari quelle che potrebbero piacere così a primo impatto. Per carità, io voglio dire, ho preso la Nintendo Switch. Ho molti giochi, quindi non dite subito fai gameplay, perché ragazzi, lì bisogna cavalcare un'onda che non fa parte del mio essere, cioè nel senso, lì bisogna fare riempirsi di ridicolo o essere dei fenomeni per fare i coglioni e prendere iscritti. Le mie idee non sono cambiate. Mettetevelo in testa, io continuo a essere critico in Yu-Gi-Oh!, nel mondo di YouTube. Yu-Gi-Oh! Lo reputo sempre un essere informe, destinato a morire. Io nella mia vita privata continuo a giocarci, ogni tanto addirittura con la mia ragazza. Ho fatto due mazzi, senza banned, senza niente, per puro divertimento. Io mi sono fatto un Dark World senza banned e alla mia ragazza ho fatto un Rock Antimeta senza banned. Quindi tutto libero. Chiaramente cercando di bilanciare un po', perché sicuramente su alcuni fronti certi mazzi sono avvantaggiati. Per il resto, ragazzi, Nintendo Switch magari non vi può interessare, io ci gioco spesso, magari se vedo che molti di voi ci giocano, mi piacerebbe darvi il codice così magari da fare una partita a FIFA, qualcosa, cioè io i giochi principali li ho praticamente tutti, tra Pokémon Spada, FIFA, qualunque cosa. Io non ho preso Spada, ho preso Scudo comunque. E per il resto adesso ho cambiato anche lavoro, non lavoro più nella fabbrica in cui ero prima, cioè la Philip Morris dove facevamo le sigarette che tuttora si fumano con l'IQOS, ma mi sono spostato, sono entrato in ferrovia, principalmente nel gruppo FS in RFI, qualcuno che magari è del mondo sa bene che cosa dico, non è Trenitalia. Quindi chiaramente gli orari sono un po' cambiati. La possibilità di tornare a giocare a Yu-Gi-Oh! C'era, ma ho fatto la scelta di non tornare, anche avendo la possibilità economica di permettermi tutto, però ragazzi, attualmente i miei obiettivi sono quelli di comprarmi casa, di fare una vita con la mia fidanzata e non quella di tornare a sclerare contro le banned. Quindi questo è. Secondo, ho continuato nel percorso del bullying. Chi mi segue su Instagram e su Facebook lo vede. Sono fiero di dire che è un percorso che mi sta portando grandi soddisfazioni perché in 2 anni ho vinto, ho lì le medaglie, ho vinto due titoli italiani di squadra, un bronzo vinto ieri nella squadra di Coppa Italia. Stasera andrò a ritirare un riconoscimento per campione regionale. Quindi in 2 anni credo di aver raggiunto ottimi risultati e non solo, ne andrò a ritirare anche altri nel doppio, nel tris, eccetera, sempre in regione, ma a livello italiano ho due titoli italiani di campione di squadra. Quindi
È un percorso che mi sta portando tante soddisfazioni, mi sono fatto un nome in regione, seppur piccolo, nelle mie serie, che ovviamente andrò a scalare col tempo, però chiaramente il bowling, ragazzi, non mi interessa, cioè nel senso, andateci a giocare la sera, tirate a cazzo, va bene. Sicuramente non mi interesserebbe prenderlo da una parte, da un punto di vista più competitivo. Morale della favola, ragazzi, la mia avventura su YouTube finisce definitivamente qui. Quasi del tutto, direi. Non vi voglio riempire di speranze, anzi, praticamente per niente, perché, ragazzi, questa è la verità. Io mi sento in quest'ultimo minuto, di ringraziarvi di tutto quello che mi avete dato, comunque, perché per me è stato molto importante. Io con voi sono cresciuto, io continuerò, ragazzi, a rispondervi. Yu-Gi-Oh! Non sono più preparato in merito, però, ragazzi, mi avete riempito di tante soddisfazioni. Sento di poter di ritenermi uno degli YouTuber più importanti della storia, forse il più rivoluzionario, e ci sono tante cose che lo dimostrano, non voglio essere in questo video a elencarle, però questa è tutto quello che mi sento di dirvi. La mia gioia nel potervi dirvi queste ultime parole è tanta, sono parecchio emozionato. Però questa è la verità. Io non voglio illudervi perché sinceramente non voglio parlare di calcio, non voglio parlare di politica perché queste sono mie idee. Per il resto, ragazzi, sono tutte chiacchiere. Quindi io vi ringrazio, questo è un mio ultimo saluto e vi auguro tante buone cose, anche delle buone feste visto che siamo vicini a Natale. Io comunque, ragazzi, non smetterò mai di esserci. Batterò sempre un colpo per chi deciderà di seguirmi su Instagram, su Facebook, anche sulla Switch, se vedo che tanti lo desiderano, a giorni magari potrei darvi il mio codice amico tranquillamente. Però questo è tutto, ragazzi. Da MickeyPerf96 è tutto. Questo credo sia un addio. Ciao ragazzi, vi voglio bene.